Floyd. Che senso è stata a scuola? Di bianco, però solo per metà, giusto per far risaltare il nero dei miei capelli che sono un po' mossi, un po' lisci, capelli strani, però vabbè. Buona sera.
Era un debito. Dovevo andare a scuola per recuperarlo. Però stiamo parlando del 2005. No. 2006. Per chi aveva più debiti, sì, iniziavano anche l'ultima settimana di agosto. L'ultima settimana di agosto. Questo me lo ricordo. Però giugno e luglio no, almeno. Nella mia classe, poi non lo so, magari si faceva anche prima. Grazie, Claudia. Rita, no, esce, rientra, chiudi tutto e rientra se vedi tutto nero. Sì. Allora, Fede ha riscattato crema sul viso. Allora andiamo a mettere il siero magico. Il siero magico. Che ci fa ancora più bello. Siero magico sul viso.
ventaglio. Ciao Elisa, buonasera. Ciao Ari, scusate ragazzi, ma c'ho prurito, mi gratto. No, non ce l'hanno proprio la R. Muniamo di ventaglio. Come le signore va bene. Me l'hanno regalato i miei cugini l'anno scorso, adesso del compleanno, mi sembra, ricordo. Mi piace il suono che fa, apre e chiudi. L'ho portato anche una volta su YouTube. Di legno. Stasera è arrivata subito la sub, Andrea. Non ti ha fatto aspettare troppo. So nemmeno quando avrò le ferie Claudio. Vorrei. Non lo so, credo di no. Per quest'anno. Se in caso esce qualcosa uscirà all'improvviso. Ah, dal sito web, quindi è l'applicazione che è buggata. Prima sul viso te la dai esaurita, aspetta che andiamo a vedere, Davide. Ci sono alcuni, come si chiamano, alcune ricompense che io ho limitate tempo fa e poi le ho tolte tutte le limitazioni, però è capitato che mi sono dimenticata di qualcosa sicuramente. Di notte oggi, domani smonta ed è di riposo.
come quando si aggiorna il telefono. Mary, anche mio padre. Quindi ti chiami come tuo papà tu?
bene, piccola, tu come stai? Ragazzi, mi raccomando, condividete sempre l'anniversario dell'abbonamento quando vi riabbonate. Per condividere uscite e rientrate vi compare scritto come fare. Grande per i bit, Martino. È nata l'ultimo giorno di aprile, già. È segno d'oro di Giovedà. Ah sì, giusto, Claudia. Mi ero già dimenticata. Grazie per avermi ricordato. Io oggi non ho fatto la live su TikTok. Mi avete vista, scusate, con chi mi avete confusa? In quale live eravate? Ciao biondo, non so se t'avevo salutato prima. Ok. TikTok, quindi ho sparato a casa. Ciao stile, ti ho sbannato da TikTok. Prego. Ciao Francesca. Tutti a te stanno andando i punti. Siamo già a maggio, inizia a fare caldo. Poi abbiamo il wind sound. Presto, presto, arriva, manca un po'.
se sarà possibile che il tempo fuori non è brutto. Se fa niente domani, ragazzi. Che schifo. Vabbè, vedremo poi al momento. E oggi pure così è stato. Questi qua, che non li faccio mai, non sono nemmeno tre. Star nudi più degli altri giorni.
Laura, da quanto tempo, Laura? Stasera il live non cresciamo e non cresciamo, ragazzi. Cosa succede? Sono tutti a Forbaldoria. Thank you.
ufficialmente al 1° maggio, ragazzi. A spazzolarvi i capelli, ragazzi. No, non mi lasciate così il treno, cuccioli, fatelo partire. Il treno aspetta solo voi e già sarà già avanzato di livello sicuramente se lo sbloccate.
Midnight, grazie per la sub del quinto mese. Oh, il treno non tenta di ripartire, chissà perché. Grazie Midnight. No, Nancy non viene tutte le sere. Decimo nice della serata, ragazzi. Buon primo maggio a voi. Temporali. Il tuo non sia già tra altri riscatti. Buonanotte, Sportix. Se devi andare a nanna, ti restituisco punti canale, stile. Poi c'è il tapping sulle foglie. Ah, stile, dopo ce leggo una fiaba, eh. Non te ne andare, dopo le foglie devo leggere la fiaba, ci sono tre riscatti uguali. No, tranquilla Niali, grazie Niali. Grazie cucciola, Niali si era offerta per darti la presidenza. Ci sono tre riscatti uguali, quindi è fortunato stile. Ci sono tre fiabe, il riscatto. Ed è il prossimo. Buonasera. Ieri se non erro era Santa Caterina. Auguri per ieri. Vento forte, ragazzi, dice vento forte. Che primo maggio chiuso in casa. Ma io se vedo che il tempo è brutto domani preparo una bella pizza.
stoffe, profumi, ceramiche, prodotti per la
Che giornata, cos'altro mi può accadere di peggio? Esclamò sedendosi accanto alla bottega di un calzolaio e massaggiandosi il piede. Mormorò il calzolaio fra sé e sé, quel ragazzo ha proprio bisogno di un paio di stivali nuovi, bene bene, mi farò un po' di pubblicità. E detto questo uscì dalla bottega e si mise a strillare con quanto fiato aveva in gola. Comprate i miei stivali magici, stivali per esaudire tutti i desideri. Mi dica pure. I suoi stivali sono molto cari, domandò Jacques. Niente affatto, rispose il calzolaio, se consideri la loro qualità. Sappi che chiunque calzi i miei stivali otterrà saggezza, audacia e fortuna. Cose di cui Jacques aveva proprio bisogno, ma possedeva un'unica moneta. Come fare? Jacques era quasi deciso a lasciar perdere, ma il calzolaio, che era molto astuto, si offrì di fargli un paio di stivali. Si trova a passare da Modena, gli offre il caffè domani, lui
Furba, ma Coluna sa fare così. Thank you.
Tipo queste due rotte.
Ciao Pink Mary. Sì, la luna. Ragazzi, Luciano ha regalato 5 sub alla community, grazie Luciano, grazie di cuore tesoro mio, grazie per le 5 sub regalo, le sub vanno a Bigger, a Masivan, a Il Valda, Bengo e Felice Cervo. Se volete entrare nel gruppo abbonati, mi raccomando, scrivete in chat il comando Telegram, grazie Gaetano mio, Luciano mio volevo dire. Gaetano, sei sempre i miei pensieri tu, eh? Chiamo tutti Gaetano. Vedi un po' te che mi combini. Grazie, Lucianino. Grazie, scegli un trigger, Luciano. Siamo a quota 16.
Sì, si vede. Siamo proprio pochi stasera, ragazzi. Pochi, pochi, pochi. Ma perché vado? Non l'ho fatto io, lo fece Marco. Forse sbagliò. O happy party.
una volta. Sta andando una volta adesso. Che senso viaggio il treno, Davide? Ti ha stancato tanto il viaggio in treno?
clinica psichiatrica, andiamo insieme, Davide. Almeno ci servono da mangiare, senza che ce la prepariamo, no? Però forse Esther lo sicuro, capito? Ciao Cristian, buonasera. Oddio, hai indovinato, Davide? Non sarebbe la prima cosa che indovina se ha indovinato. Che c'entra Istanbul? Ah, ok, scusate, non ho colto la battuta. Ah, ora ho capito. Ecco perché. Ha capito. No, io non avevo capito. Non lo sapevo. E quindi non potevo capire. Che si terrà ad Istanbul finale di Champion. No, siccome Luciano Davide di solito le cose così e poi soffrire. Oddio, cosa? Speriamo. Ah, ecco perché hai detto quindi non è detto. Si rimane. Queste cose addosso probabilmente prenderete senza te. Sì, Davide, perché anche io sono un mezzo oracolo, erano mesi ormai.
Come si fa? Non c'è modo. È solo l'istinto mio che dice che è quello. Buonanotte Luca e tanti auguri di buon compleanno. Quanti anni fai? Se non mi sbaglio, Luciano, Davide l'ha tolto Telegram. Dai, te. Ogni tanto pure a me capita che mi metto la maglietta, poi magari, che ne so, mi gratto qua dietro al collo e mi sento un buco qua dietro che si è scucito il colletto. Zingarelli.
State parlando del calcio? Io non vi seguo, se parlate di battute riferite al calcio, che non capisco. Andiamo a fare l'ultimo trigger. Dei calciatori. Vano sotto e una Porsche. Ma quanti soldi c'hanno questi? Mamma mia. Probabilmente vado su TikTok e live forse. Buonanotte a tutti ragazzi. Ok, Luciano manda proprio che lo vedo. Buonanotte ragazzi, ci vediamo. Ciao.